Nel 2016 abbiamo trattato un primo gruppo di pazienti con sclerosi multipla in fase secondariamente progressiva con l'apparecchio MAM. Li abbiamo ricoverati in una clinica di riabilitazione dove sono rimasti in trattamento per oltre un mese, mediamente. I risultati sono stati molto positivi, sia sul piano della fatica cronica, sia sulla attenzione, concentrazione, per cui dal punto di vista cognitivo e in modo particolare sulla loro autonomia dal punto di vista della motricità e della forza muscolare. Questo ci ha spinto poi a pubblicare i dati e solo recentemente, lo scorso anno del 2022, abbiamo messo a punto un protocollo non più per essere utilizzato in un ricovero, ma bensì a livello ambulatoriale. Questo protocollo, denominato fluido dinamico MAM, è un protocollo intensivo, vuol dire che il trattamento non è così protratto come all'inizio, bensì è concentrato in un ciclo molto breve, solo 10 sedute, 5 la prima settimana, 5 la seconda settimana, che ci hanno dato dei risultati insperati, maggiori anche di quelli che avevamo avuto con il primo studio. È importante a questo punto considerare che se il primo ciclo è positivo, nel senso che il soggetto migliora dal punto di vista della qualità di vita, dal punto di vista della sua motricità, dal punto di vista della sua concentrazione, attenzione e alcune sue funzioni, si può passare a un secondo step, a un secondo ciclo. E di ciclo in ciclo si arriverà sicuramente a un punto in cui questi, diciamo, miglioramenti si arresteranno. Questo è quello che si può ottenere con la metodica e a questo punto faremo dei trattamenti di mantenimento. È sufficiente, per la nostra esperienza, una volta al mese. Questo è quello che in questo momento ci dà una grossa energia e speranza per un nuovo tipo di fisioterapia che sta nelle nostre mani avendo dei risultati notevoli.